Ponti, uno dei grandi maestri della nostra architettura, ha messo in rilievo i fatti positivi di questo concorso, che stimola la ricerca e contribuisce in tal modo al progresso dell'edilizia e a rendere più vasto il territorio dell'architettura. Oggi che tutti quanti invochiamo la creatività e il rinnovamento, si ritorna giustamente a valorizzare il lavoro, le artigianie, le piccole e medie imprese, il sistema. Gio Ponti, diciamo, tutto questo mi ha fatto un progetto generale di vita, mi ha fatto un progetto unitario, ed è per questo che trovo che appunto la sua figura deve essere maggiormente conosciuta, sempre più conosciuta, perché veramente diventa un modello, una metafora assolutamente adeguata ai giorni nostri. Si è trattato di tentare di catturare Ponti. Catturare Ponti è apparentemente facile, in realtà è difficile, perché Ponti ha il difetto dell'abbondanza, del lavoro a 360 gradi. Mi sembra che abbiamo messo in campo un'istituzione che ha saputo correre qualche rischio come la Triennale. Abbiamo trovato un catturatore di talenti eccezionale, che è Germano Cena. E quindi un aspetto di internazionalizzazione della grande sala, che è dove viene rappresentato tutto il lavoro nella sua complessità, partendo anche da delle ricostruzioni vicine e lontane, perché interpretate come la finestra dell'arco o il pavimento fatto a mano, che è uno dei grandi momenti di impatto della mostra, il colore, la leggerezza. Abbiamo persino in qualche modo ricordato uno dei temi di Ponti, che erano le finestre arredate, che voi vedrete trasformate in allestimento. Il percorso ha due binari, uno riguarda le architetture e uno riguarda il design. La caratteristica che è sorprendentemente, ma anche naturalmente uscita, è che i gruppi di mobili raccontano proprio l'epoca in cui sono stati costruiti, l'epoca del grande artigianato fino all'epoca invece del design industriale.